Ciao a tutti ragazzi, sono SilverDX. In questo nuovo video voglio incominciare una serie con Pokémon versione verde foglia. Allora, in pratica già vi dico che incomincerò il gioco. Allora, il gioco l'avevo già cominciato, perciò aspettate, ho premuto start, perciò faccio un nuovo gioco. Avevo già fatto niente, non avevo fatto, avevo solo provato. E in pratica già vi dico che come Pokémon iniziale, a posto di Squirtle, a posto dei Pokémon d'acqua, su tutte le serie che farò, metterò Vaporeon. Perché metterò Vaporeon? Perché è il mio Pokémon preferito. Però sarà sempre il livello 5, sarà sempre una merda. Però metterò Vaporeon, giusto per fare la scena. Va bene, incominciamo. Nuovo gioco. Prima di iniziare non ho capito le spiegazioni di comandi, non mi hai fatto un cazzo. Stai per diventare il personaggio principale di una grande avventura nel mondo dei Pokémon. Sul tuo cammino controlli gli oggetti e parla con tutte le persone che incontri, raccogliendo più informazioni possibili. Aiutando chi ha difficoltà, superando le sfide e risolvendo misteri, ti apriranno nuove strade. Non ho letto, beh. Ci auguriamo che questo gioco ti aiuti a comunicare con tante persone, che sia per un'esperienza importante. Questo è il nostro più grande obiettivo. Ora premi il pulsante A dall'inizio della tua grande avventura. Che cos'è? Ecco il cazzutissimo professor Oak. Ciao, ti trovi nel mondo dei Pokémon. Mi chiamo Oak. Tutti mi conoscono come professore dei Pokémon. Questo mondo, ed è Nidoran, è abitato da creature chiamate Pokémon. Per alcuni i Pokémon sono piccoli amici, altri li usano per lottare. In quanto a me, lo studio dei Pokémon è il mio lavoro. Prima di tutto, parliamo un po' di te. Sei un bimbo o una bimba? Ah, dimmi un po', sei un bimbo o una bimba? Bimbo, credo, eh. Dimmi, come ti chiami? Ma fatti cazzito. Allora, non so se dirvi il mio vero nome, perché devo mettere SilverDX, non mi entra, perciò mettiamo un nome a caso che mi è venuto. Bene, allora ti chiami Davide? Vabbè, diciamo che mi chiamo Davide. Questo è mio nipote, da sempre il tuo rivale. Potresti ricordarmi come si chiama? Infatti, Rosso, Ash, Dimitri, Attilio. Che cazzo è Dimitri? Rosso. Rosso. Ma sì, dai, lo chiamiamo Rosso. Rosso per caso? Sì, ora ricordo, si chiama Rosso. Davide, stai per essere protagonista di una grande avventura nel mondo dei Pokémon. Andiamo, ti aspetto un mondo di sogni e di avventure. Che cazzo? Davide ha giocato con il Nintendo Emulator System. Bene, andiamo ora. Io non c'ho il Nintendo Emulator System. Parliamo con mamma. Mamma! Bene, prima o poi tutti i ragazzi vanno via di casa. Lo dice anche la TV. Il nostro vicino, il professor Oak, ti sta cercando. Andiamo. Naturalmente so quel che devo fare già. Perciò si va di qua. Si gira. Si va di qua. Ehi, aspetta, non andare. Che cazzo è? È pericoloso nell'erba alta. Vivono i Pokémon selvatici. Hai bisogno di Pokémon tuoi che ti proteggano. Fidati di me, seguimi. Seguiamolo. Vedi come cazzo si muovono con i pugni così. Andiamo. No, non posso più aspettare. Rosso, fammi pensare. Ah, ora ricordo, t'ho chiamato io, un momento. Guarda Davide, ci sono tre Pokémon qui. Ah, sono dentro le Pokémon. Da giovane ero un allenatore di Pokémon davvero in gamba. Ora che sono vecchio me ne sono rimasti solo tre. Ma puoi sceglierne uno. Ehi, nonno, è io. Un attimo di pazienza, Rosso, ce n'è uno anche per te. Naturalmente vi dico che prendo Vaporeon. Squirtle, Vaporeon! Vabbè, io prendo Vaporeon. Voi non lo so se l'avete modificato, perché l'ho modificato, voglio prendere Vaporeon. Okay. Bene, Davide, hai scelto il Pokémon di tipo acqua. Squirtle? Ma non è Squirtle! Vabbè, poi Pokémon ha veramente molta energia. Davide diceva Vaporeon. Decidi, Squirtle o Vaporeon? Vuoi dare un soprannome? Sì, lo chiamiamo. Lo chiamiamo, dove cazzo è la? Lo chiamo Silver. Voglio chiamarlo Silver. Silver. Perché è femmina? Io non lo voglio femmina. Io mi prendo questo. Rosso diceva Bulbasaur. Noi andiamo, ciao a tutti ragazzi. Aspetta Davide, proviamo i nostri Pokémon. Coraggio, ti sfigo. Va bene. Vai, Rosso, parte la sfida di Rosso rivale. È il turno di Bulbasaur mandato in campo da Rosso. Vai.
Mamma, io ti faccio il culo, dai. Vai, Silver. Ehi, quanta fretta. Davide, è la tua prima lotta, vero? Beh, allora devo farti un'introduzione. In una lotta di Pokémon, gli allenatori si sfidano facendo combattere i loro Pokémon. Vince chi manda a KO tutti i Pokémon dell'allenatore avversario, riducendo a zero il loro PS. Forse però invece di tante parole è meglio di una dimostrazione pratica. Dai, prova a lottare. Facciamo... Ah, c'è pure altruismo, ma non credo mi serva. Silver, usa azione. L'obiettivo principale di ogni lotta è infliggere danni all'avversario. Bulbasaur nemico, usa azione. Oh, dai. Silver, usa azione. Brutto colpo. Forse un po' di forza in più ce l'ha. Forse, eh. Vabbè. Tanto, quello là mo andrà puttana. Vai, Bulbasaur nemico, usa azione. Ma perché è femmina il mio po'? Non lo voglio femmina. La voglio maschio. Bulbasaur nemico esausto. Silver riceve 60 punti Espo. 67 punti. Hai avuto una meglio sul rosso rivale. Cosa? Non può essere il Pokémon sbagliato. Davide vince 80. Che cazzo sono? Blum, blum, blum. Vabbè. Eccellente. Se vinci ottieni un premio in denaro. E i tuoi Pokémon guadagnano punti Espo. Rafforzi i tuoi Pokémon sfidando gli allenatori. Ok, allenerò il mio Pokémon per rinforzarlo. No, no, ci vediamo dopo. Andiamo. Questa è casa di Rosso. Dai, partiamo per il nostro viaggio. Una bambina. Guarda qui, ho copiato una frase scritta con un cartello. Consigli utili. Consigli utili. Premi start per aprire il menu. Ma vaffanculo. Andiamo, andiamo. Ecco la mia prima lotta selvatica. Un Pidgey. Vai, Silver. Anche se non è argentato, però l'ho chiamato stesso Silver. Brutto colpo. Pidgey selvatico, due azioni. Dai, facciamogli il culo, dai. Sbogniamolo. Dai, Pidgey si è morto, Pidgey è morto, dai. Pidgey selvatico esaurito. Esausto, semmai, vabbè. Comunque, 23 punti Espo. Dai, per poco mi evolvivo, mo, di... Passavo di stadio, livellavo, ecco. Ecco, come lo trovo? No, no, peccato. Smerdo, ah, Smeraldopoli. Andiamo al Pokecuso, no. Noi siamo più overpower. Andiamo al Pokemarket. Ehi, arrivi da Biancavilla, vero? E conosci il professor Oak, vero? È arrivato quello che aspettava, glielo puoi portare tu? No. Oh no, no, lo voglio portare, il pacco di Oak. Ah, strumento sistemato, non ho scomparto, tasca strumenti, base. Consegniamo il pacco di Oak. Andiamo. Naturalmente noi facciamo i saltelli. I fiori. Che bello. Da quant'è che non facciamo un video così stupido? Mo trovo il po'. No, meno male. Andiamo! La porta che si apre a random. Oh, Davide, come sta il mio vecchio Pokémon? Beh, sempre piacergli morto. Devi avere talento come allenatore di Pokémon. Cosa è qualcosa per me? Il pacco di Oak. Ah, la Pokémon speciale che ho ordinato. No, no. Perché mi hai fatto venire? Ah, sì, devo chiederti un grosso favore. Sulla scrivania c'è una delle mie invenzioni, il Pokédex. Registra automaticamente i dati dei Pokémon visti e presi. È una specie di enciclopedia. Davide e Rosso, portate questi con voi. Davide riceve il Pokédex da Hoak. Per ottenere più dettagli sui Pokémon non basta vederli, li devi catturare. Usa queste per catturare quelli selvatici. Davide riceve 5 Pokéball. Strumento sistemato nello scomparto tasca Pokéball dello zaino. Quando compare un Pokémon selvatico puoi catturarlo. Lanciagli una Pokéball e cerca di prenderlo. Ma non sempre funzionerà. Un Pokémon in forma può scappare, ci vuole fortuna. Realizzare una guida completa di tutti i Pokémon del mondo era questo il mio grande sogno. Ma sono troppo vecchio ormai. Ma che me ne fotte a te della tua storia, della tua vita? Allora, voglio che siate voi a realizzarlo. Avanti allora, datevi da fare. Sarò un grande contributo per la storia dei Pokémon.
Perfetto, nonno. Lascia fare a me. Davide, mi dispiace dirlo, ma non ho proprio bisogno di te. So come fare, prenderò la mappa città di mia sorella. E dirò di non prestartela, Davide. Ah ah ah. E che non ti venga in mente di passare da casa mia, chiaro? Andiamo, che cazzo mi hai portato a me? Ah, mo dovrei passare da casa di Kuro. Andiamo. Questa è casa di Rosso. Ehi! Il nonno ti ha chiesto di fare un favore, tieni, ti serve d'aiuto. Davide riceve la mappa città. Strumento sistemato nello scomparto strumenti base dello zaino. Dai, andiamo. Beh, ciao Biancavilla, andiamo. Cioè, proprio da coglione parlo. Andiamo. Cioè, che culo, non ho trovato ancora un Pokémon selvatico. È il colmo. Vai, sono arrivato a Smeraldopoli. Tutto intero. Andiamo. Ah, mo c'è il vecchietto. Oh, dopo il caffè mi sento meglio. E cos'è quella scatolina rossa? Ah, hai un Pokédex. Beh, allora voglio darti una dritta. Tutte le volte che catturo un Pokémon, il Pokédex viene aggiornato automaticamente. Non sai come si cattura un Pokémon? Certo che lo so. Allora dovrei iniziare da lì. No, mo fa il tutorial. Stop. Ti sono serviti i miei consigli? No, niente proprio, perché lo sapevo già. Allora ti do qualcosa che potrà molto utile. Che potrà essere molto, molto utile. Hai ottenuto Poké TV. Strumento sistemato nello scomparto tasca strumenti base dello zaino. Madonna. Si chiama Poké TV. È una sorta di guida firmata per gli allenatori di Pokémon. Ah, non mi interessa. Consigli utili. Cattura i Pokémon e amplia la tua collezione. Vabbè, non me ne porto un cazzo. Percorso 2, Smeraldopoli, Plumbeopoli. Plumbeopoli, che è? Plumbeopoli, ho detto bene a lui. Ecco, già qua siamo arrivati. Beh, catturo qualche Pokémon. Qualche Pokémon. Dì, dovete uscire però, dai. Eccolo là. Un Pidgey. Appare Pidgey selvatico. Vai Silver. Vi dico subito che io non sono il tipo che durante le battaglie fa velocità supersonica. Il video lo manda a velocità supersonica perché mi dà altamente fastidio, perché la battaglia la devo far vedere tutta. Quindi vi state godendo la battaglia finalmente. Allora andiamo su. Pokéball. Davide usa Pokéball. Dai che ce la faccio. Piro. Dai. Sì, sì, ben fatto. Pidgey è catturato. I dati di Pidgey sono stati inseriti nel Pokédex. Numero 16, Pidgey. Molto comune nei boschi delle foreste. Sbatte le ali a livello del suolo per sollevare sabbia accecante. È un Pokémon uccellino. Vuoi dare un soprannome a Pidgey? No, non sono tipo da soprannomi. Allora, ci avventuriamo per il Bosco Smeraldo? No, perché ora vi saluto. Per questo video vi saluto. E ricordatevi che se il video vi è piaciuto di mettere mi piace. Per piacere, un mi piace non vi costa niente. E anche un'iscrizione non vi costa niente. No, vabbè, seriamente, se vi è piaciuto il video e tutto questo, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Se vi è piaciuto, naturalmente. Se vi piace il canale, il mio format copiato ormai da tutti. Quindi, che vi posso dire? Questo video è tutto. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao, ciao, ciao. Aspettate. Ciao, 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 ciao.